Ricordiamoci adesso. Padre Bissi non lo conosce nessuno, tra virgolette. E quando mi hanno regalato questo libro, che mi è capitato a sta pagina, sono andato subito a farmi informazione di chi era questo Padre Bischi. E nessuno, né giovani, né vecchi, né sindaci, né curia, mi sapeva dire chi era. Chi era. Sono incontrato un giorno un coetaneo mio, qualche anno di più, Oreste Perini, un cervello, il quale mi ha detto: Padre Bischi, Padre Bischi lo conoscevo bene io, e mi ha portato passeggiando, raccontando, mi ha portato alla chiesa di San Biagio e mi ha fatto vedere dove è sepolto, una cassettuccia 30x30 che dentro mi ha detto: forse non ci stia manco niente. Vabbè. Perché? Allora era un cenotafio. Perché? Perché lui, andando a soccorrere i cittadini dalla chiesa di San Biagio, che era viceparroco, aveva 30 anni, su Reazzo, è cascato sotto la bomba. Padre Bischi, frate domenicano, Padre Bischi, già conosciuto come grande, come bravo oratore, quando sale allo pulpito a discorrere, la gente corre a San Biagio a sentire. Lo giorno del gran bombardamento lascia la chiesa, l'ho visto decorre, io principalmente, per soccorrere i martiri di via della missione. Per Padre Bischi è stato un brutto giorno. Momento triste, è vero. Se dice che è rimasto sfragellato e che non c'è stata anima viva che l'ha visto. La madre, col cuore sconsolato, ricomanna l'anima a Gesù Cristo, perché manco il corpo si è ritrovato. Essa, con la piaga aperta al cuore, mo che sa che sta vicino a Cristo, pure lui dolore ci si è calmato. La filarmonica mi ha invitato a recitare questa poesia nella chiesa di San Biagio, nella sua chiesa. Quest'anno non si può fare e questa commemorazione si farà il 26 maggio nel 72° anniversario nella chiesa di San Francesco.